Incidente frontale ieri sera, poco prima delle 20, a Carugo, lungo la provinciale novedratese. Un impatto violento tra due auto che non ha lasciato scampo a una donna di 51 anni di Bregnano, Rosa Abruzzese. Le cause dell'impatto sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Cantù. Tre in totale i feriti, due persone di 51 e 53 anni e appunto la donna che è poi deceduta, la cui auto viaggiava in direzione di Arosio. I soccorsi sono arrivati in codice rosso, quindi massima criticità per portare la donna risultata più grave in ospedale. Purtroppo però non ce l'ha fatta ed è morta. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche due squadre dei vigili del fuoco da Cantù per la messa in sicurezza. Gli altri due feriti sono stati portati in ospedale per accertamenti in codice verde e in codice giallo, quindi rispettivamente bassa e media criticità.